A Milano i baristi più veloci del mondo sono entrati nel Guinness dei primati con 623 caffè in un'ora. Paola Annichiarico. Preparare una buona pizza è un'arte, ma lo è anche farla roteare in aria facendole fare mille evoluzioni. Nei padiglioni di Host, salone dell'ospitalità professionale, in corso alla fiera di Rho, la cucina fa spettacolo. Basta vedere la squadra nazionale italiana di acrobati pizzaioli all'opera, davanti agli sguardi sbalorditi dei visitatori. È nato un po' per gioco, così ci siamo riuniti nella pizzeria una volta da uno, una volta da un altro. Poi abbiamo visto che la gente piaceva, i clienti piaceva e dal 87 abbiamo formato questo gruppo. Dai pizzaioli giocolieri a quelli creativi che si inventano e sfornano, è proprio il caso di dirlo, inedite varianti per trasformare la classica margherita in un ghiotto dessert. Le farciture sono al pistacchio, sono non solo al cioccolato, sono al tiramisù, sono tutto quello che è il gusto come una classica torta. Anche il bar fa ormai spettacolo e un cappuccino può diventare una piccola opera d'arte. Quante specialità riesce a fare su questi cappuccini? Ho iniziato a contarle, sono arrivato circa sulle 50-60, poi dopo la fantasia, quando uno sa le basi, dopo aumenta, se ne fanno infiniti. E dai padiglioni di Host anche un record mondiale fresco fresco. Gianni Cocco e Danilo Torres da oggi sono i baristi più veloci al mondo. I due che lavorano a Milano sono entrati ufficialmente nel Guinness dei primati, facendo 623 tazzine d'espresso in un'ora, un caffè ogni 6 secondi circa.